Allora, professor Rodotà, per la prima volta succede che un partito di sinistra in Italia superi il 40% dei voti. È l'Italia che è cambiata o la sinistra italiana? Ma io partirei da una valutazione che ci viene oggi dal rapporto dell'Istat, perché questo voto, che è sicuramente molto importante, che cambia moltissime cose, a mio giudizio non può essere interpretato con nessuna delle categorie che sono state tirate fuori in queste giornate. Metto da parte i trionfalisti e tutto il resto. Beh, però è un bel risultato, no? È un risultato molto importante. Perché io dico che dobbiamo leggerlo un po' col rapporto dell'Istat di oggi? Perché questo risultato, a mio giudizio, è l'effetto di una crisi profondissima della società italiana. Che cosa ci ha detto oggi l'Istat? Ci ha detto che ci sono 6 milioni di persone poveri fuori dal mercato del lavoro, 3 milioni di famiglie che non hanno nessuno che veramente lavora. È un dato impressionante, è che in queste famiglie sono solo le donne che portano qualcosa. Ridimensiona un fenomeno, dice che nell'ultimo anno c'è stato meno 27% di immigrati. Sì, ma perché ci dice questo? Dico questo perché in una situazione in cui la società è in sofferenza profondissima, povertà, diseguaglianza, si è fatto un investimento in Renzi. Un investimento però che non rappresenta un blocco sociale. Quando si dice ma questo è come i tempi della DC, la DC rappresentava un blocco sociale, era un momento in cui l'Italia era in una situazione florida dal punto di vista economico, e questo investimento viene, non c'è un blocco sociale, c'è una molteplicità di interessi, di gruppi, di soggetti che si affidano a Renzi. Senta, professore, volevo chiedere a proposito di, ancora di sinistra, sì, la sua idea di sinistra, ricordiamo che lei ha appoggiato la lista Tsipras, è compatibile con quella di Renzi? Sa, qui io voglio essere molto pragmatico in questo momento. Io ho indicato questi dati dicendo che da questi non si può prescindere. Allora, io credo che in questo momento Renzi abbia un grande problema, perché deve rispondere agli imprenditori del nord-est, ai precari, deve rispondere a coloro i quali si trovano in condizioni di estrema povertà, e nello stesso tempo deve fronteggiare la corruzione che si è insediata. Quello che io vorrei dire è che in questo momento, lei ha fatto riferimento alla lista Tsipras, c'è un dato indubbio per il quale una serie di temi che sono storicamente di sinistra non possono essere espulsi, per così dire, dal discorso pubblico. Quali sono? Sono il problema del lavoro, sono il problema dei diritti civili, sono il problema dell'eguaglianza. Devo ricordare che da segretario del partito, non chiudo su questo, Renzi aveva fatto 3 aperture, una dicendo reddito minimo garantito e 2 nella direzione dei diritti civili, testamento biologico e unioni civili. Ecco, questo starà o no dentro il suo programma? È compatibile con la coalizione che gli ha dato questo mandato così ampio? Così io vedo molte difficoltà. Stefano Folli, tu cosa ne pensi? Hai scritto che il problema principale di Renzi adesso è gestire questo enorme successo. Quali errori deve evitare Renzi? E sei d'accordo con l'analisi di Rodotà? In gran parte sì, perché naturalmente gestire un patrimonio del 40% significa anche conciliare interessi diversi che sono confluiti in questo voto. Ma anche la DC gestiva interessi diversi, no? La DC, quella dei grandi fasti. Il paragone con la DC non tiene, secondo me, è un'altra storia. È un altro sistema politico, altri tempi. È vero però che questo partito al 40% rappresenta una forma di nuovo baricentro, è stato detto il partito nazionale, no? In questo senso è vero, perché rappresenta un punto di equilibrio di un sistema che prima non ne aveva. Non è un blocco sociale ancora, questo è vero, però secondo me ci sono alcuni embrioni di blocco sociale, perché quando vediamo che il voto a Renzi arriva da varie parti, quando vediamo che il mondo del nord-est, delle partite IVA, dei piccoli imprenditori, che in passato aveva votato anche a destra, comincia a sostenere Renzi,
e le sue prospettive economiche, vuol dire che si sta forse cominciando ad aggregare un blocco sociale che ancora non c'è ma potrebbe arrivare. Allora, per rispondere rapidamente, il primo pericolo da evitare secondo me è che Renzi non creda che questi voti che gli sono arrivati sono voti solidi adesso e per sempre. Sono un investimento su di lui, è vero, ma sono anche voti dati in un momento di grande volatilità. Certo. Oggi ci sono, domani potrebbero non esserci più. In passato era tutto molto più solido, no? I voti erano ristagnavano per tanti anni. Questo è il vero punto di differenza col passato, che nell'ultimo periodo, non solo dopo questa elezione, è stato messo in evidenza come il voto in Italia sia diventato molto mobile. Le appartenenze, anche l'abbiamo visto questa volta, appartenenze che sembravano in qualche modo solide intorno a Berlusconi, ma anche intorno a Beppe Grillo, hanno mostrato che questo gioco di appartenenze non funziona e quindi gestire. Io quando ho detto c'è un blocco sociale, ci sono ancora interessi anche fortemente contraddittori tra di loro. E noi sappiamo benissimo che c'è stato un voto popolare, cioè di coloro i quali sono nella fascia dell'esclusione, che si è rivolto verso Renzi. Ecco, non crede che a questo proposito Renzi abbia comunque lanciato un segnale importante quando ha promesso gli 80 euro in più in busta paga a partire dalla fine di maggio, e in effetti sono nelle buste paga di 10 milioni di lavoratori, e così ha dato anche ha provato che esiste una sinistra che non aumenta solo le tasse, le abbassa. Io non sono stato per quelli che hanno sottovalutato questo elemento, perché piaccia o non piaccia c'è in qualche modo un tentativo di redistribuzione. Non sono d'accordo con quelli che dicono, oddio mio, si è riuscita ad avere quello che attraverso i contratti non si era riusciti a realizzare. Questo è vero fino a un certo punto, e comunque la responsabilità non è stata del sindacato, perché il sindacato incontrava, nel momento in cui alzava le sue richieste, una ostilità molto forte degli imprenditori. Comunque questo è un fatto significativo, a mio giudizio, che però indica, non a caso ho detto, da segretario del PD Renzi aveva parlato di reddito garantito, e questo è un tema che dovrà essere ripreso, sarà ripreso oppure no. Questi sono i punti concreti e precisi sui quali si misura non tanto la coerenza con un'idea astratta di sinistra, ma quanto la capacità di misurarsi con quelli che sono i problemi profondi. Io sento continuamente le persone intervistate anche oggi che sono senza lavoro e che parlano di dignità perduta. Si riuscirà a restituire questa dignità? Io su questo credo che si gioca una grande partita, e io penso che il poco che abbiamo fatto, se posso dire una parola sulla lista Tsipras, va esattamente in questa direzione. E vorrei dire, ma è possibile un'alleanza lista Tsipras? Questo discorso delle alleanze lo trovo francamente prematuro, per due ragioni. Primo, perché è l'unico gruppo che non è stato travolto dallo tsunami Renzi, questo lo dobbiamo dire, e sostanzialmente ha preso gli stessi voti e gli stessi seggi del nuovo centrodestra, che continua a rimanere un pilastro di equilibri politici che francamente oggi sono molto artificiali. Secondo, è un gruppo che ha evitato la debacle che c'era stata nel 2008 con Sinistra Arcobaleno e nel 2013 E poi è un gruppo che si è presentato al Parlamento europeo, certo, non al Parlamento nazionale, dove le forze della sinistra sono sparse, sono comunque un'altra storia, diciamo, A Tsipras. Certo. E qui però la cosa interessante è un dato, oggi è stato fatto un esame comparando, non con il passato, perché qui i dati sono molto difficili da comparare, ma che cosa è avvenuto nei comuni dove si votava per le amministrative, dove c'erano le liste di SEL e di Rifondazione Comunista? Beh, c'è uno scarto di 2 punti netti, oltre quello che è stato il risultato locale. Cioè, nei luoghi in cui c'erano queste liste, Tsipras ha preso 2 punti netti in più. Allora, e io posso aggiungere che questo risultato è figlio molto di più di mobilitazioni come quella del Movimento per l'Acqua, che non a caso ha visto protagonisti molti
di coloro i quali si sono spesi per la lista Sipra, se in questo momento in giro per l'Italia ci sono infiniti comitati che dicono però, lavoriamo su questo. Però questo pone un punto politico, cioè la lista Tsipras nasce da movimenti per i diritti, certo, quello che si vuole, però in Parlamento ci sono rappresentanti di gruppi della sinistra, diciamo, radicale più storica, no? Certo. Allora non c'è il rischio che questi gruppi decidano autonomamente anche di giocarsi questo consenso che ha avuto la lista Tsipras a un tavolo del governo, per esempio, comunque si giochino loro una partita che quindi non c'entra, in Europa, che non ma c'entra, ma esatto. Io devo dire la verità, questo può nazionale accadere, io sono molto realista e credo che sarebbe un errore da parte loro, come dire, intestarsi questo risultato, perché non è vero, avrebbero delle reazioni dallo stesso mondo che ha fatto questo tipo di lavoro e che oggi sta cercando, perché non è cominciato oggi, sta cercando di creare quella che abbiamo chiamato una coalizione sociale per produrre un tipo di cultura che oggi è difficile da riconoscere e quando noi andiamo a giudicare di questo o di quello, c'è un problema di una cultura, vogliamo chiamarla di sinistra, vogliamo chiamarla una cultura che si richiama ai temi dell'eguaglianza, del lavoro, dei diritti fondamentali, beh questa è ancora una cultura debole e che io francamente in questo momento non vedo nella... Non vede diciamo, Renzi nel programma di Renzi. Ecco, però Renzi, è un dato di fatto, ha preso 2,5 milioni in più di Bersani. Dove li ha presi? Sentiamo Paolo Pagliaro. Avevamo letto alla vigilia del voto che il nome di Grillo risultava il più digitato nei motori di ricerca, con un distacco che con il passare dei giorni diventava sempre più ampio rispetto al concorrente Renzi, e che questo era un ulteriore indizio, accanto alle piazze piene, di quello che sarebbe stato l'esito delle elezioni. Invece è andata come sappiamo. Google Trends ha perso la sua scommessa con la realtà e questa, a prescindere dalle simpatie politiche, sembra una buona notizia. Demopolis ha accertato che su 100 italiani che alle politiche avevano scelto Grillo, solo 62 domenica hanno confermato il voto, 24 sono rimasti a casa e 11 hanno preferito il PD. Ha accertato anche che il PD, che in un anno ha guadagnato 2,5 milioni di voti, oltre ad aver pescato nel bacino elettorale dei 5 Stelle e per la prima volta anche in quello di Berlusconi, ha assorbito gran parte dell'elettorato di Monti. Da lì viene il 13% dei suoi voti. Pietro Vento, che dirige Demopolis, individua due o tre fattori chiave nel trionfo elettorale di Renzi. Il primo è il voto di imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi, che nel 2008 avevano scelto in prevalenza il PDL e nel 2013 il Movimento 5 Stelle. Appena il 14% di loro aveva votato alle ultime politiche il PD, oggi lo ha fatto il 33%. Un secondo elemento è stato il rush finale della campagna elettorale di Renzi. Colpisce però soprattutto l'ultimo dato rilevato da Demopolis. Se il 25 maggio avessero votato in Italia soltanto le donne, Renzi avrebbe ottenuto il 46%, superando di circa 30 punti Grillo e Forza Italia. Allora, professor Rodotà, lunedì Grillo ammette la sconfitta del suo movimento e prende tanto Malox, no? Oggi invece ha detto che il Movimento 5 Stelle ha avuto un'affermazione che consolida e lo consolida come il secondo partito, la seconda forza politica. Con quale dei due Grillo è d'accordo lei? Ma io devo dire, è chiaro che il risultato che cosa ci dice? Che una parte dell'elettorato che aveva votato l'anno scorso per Grillo non si sente più da lui rappresentato. Lo scarto da che cosa nasce? Questa è una mia valutazione. È chiaro che se avesse fatto una diversa campagna elettorale, se avesse presentato sé e il suo movimento in altra maniera, sarebbe stato ragionevole dire guardate che dopo un anno siamo non solo ancora lì ma siamo al 20%. Avendo detto noi supereremo il PD, noi stravinceremo, è chiaro e non è chiaro a me, è chiaro ai suoi, per certo, la discussione che si è aperta, che questo è rispetto all'aspettativa creata un risultato che non può essere considerato positivo. E poi aggiungerei un punto, che è un movimento carismatico, i 5 Stelle, sono legati al leader in tutti i sensi, quindi il leader o va sempre avanti,
no? Promettendo, anche per questo lui ha promesso questi grandi risultati, perché ha bisogno di dare sempre qualche attesa superiore. Quando si comincia il deflusso, e a quel punto diventa molto difficile gestire il declino e infatti i movimenti carismatici finiscono proprio così, quando non riescono più ad andare avanti. Adesso questo noi non lo possiamo sapere, però quello che sappiamo è che Beppe Grillo oggi ha preso un aereo e è andato a Bruxelles per incontrarsi con Nigel Farage, che è il leader del partito di estrema destra, bisogna ricordarlo, di UKIP, che ha preso più voti in Gran Bretagna. Le chiedo, professor Rodotà, cosa hanno in comune i due? Il Financial Times ha scritto poco fa che è una coppia improbabile, Grillo-Farage. Ma io francamente vedo che in comune, almeno in via di principio, dovrebbero avere poco. Però ciò che mi colpisce, non voglio usare l'espressione mi preoccupa, ma anche mi preoccupa, è il fatto che in questo momento, da una parte l'incontro Salvini-Le Pen, dall'altra l'incontro Farage-Grillo, stanno cercando di delineare un'altra Europa. Uso questa espressione perché un'altra Europa era il titolo della lista Tsipras, che invece era una lista che, pur con spirito critico molto marcato, credeva nella possibilità di una radicale ma seria modifica e ripresa dell'Europa. Questa è una questione molto diversa, che può avere anche effetti sugli equilibri interni. Io mi domando, non per abusare di quella che si chiama la proprietà transitiva, ma Berlusconi che investe su Salvini, Salvini che investe su Le Pen, queste sono cose innocenti, oppure una riflessione va fatta a questo punto anche da parte di chi ritiene che Berlusconi possa continuare a rappresentare il perno addirittura delle riforme costituzionali. Quindi sarebbe Renzi dovrebbe rivalutare l'alleanza con Berlusconi, anche perché se Berlusconi in Europa si sposta comunque sempre più a destra. Oggi intanto Berlusconi ha detto che il capo è e resta lui. Questo non era imprevedibile. Innanzitutto c'è una totale assenza di autocritica sia da parte di Grillo sia da parte di Berlusconi, cioè i due sconfitti di domenica. Poi c'è il fatto che Berlusconi ha dato segnali contraddittori, perché da una parte ha garantito a Renzi che lui continuerà a dare una mano in Parlamento in base all'accordo sulle riforme, e dall'altra parte, appunto, come si diceva, ha aperto la porta a Salvini, il quale l'ha aperta alla Le Pen. Quindi c'è una tentazione di agganciarsi al carro della destra europea, perché è un carro vincente in questo momento. Sarebbe meglio dire alla destra anti-europea, no? Però nel senso europea, che sono nel senso che stanno in Europa, sì, insomma, sì, certo. La destra francese in un caso, quella inglese dell'altro. Ecco, però tutto questo effettivamente crea una contraddizione. Arriverà il momento in cui delle posizioni così diverse non riescono a essere coerenti. Professor Rodotà, ne stavamo per l'appunto parlando ora che con Berlusconi Renzi dovrebbe fare queste famose riforme, ricordiamo la legge elettorale, il Senato, il titolo quinto. Lei insieme a un altro gruppo di costituzionalisti, giuristi, avete criticato nel dettaglio, diciamo, i contenuti di queste riforme, e Renzi se l'ha presa un pochino, sì. No? Siete stati chiamati professoroni. Sì. È chiusa questa, guardi, diciamo, piccola polemica? Ma non c'era una polemica da chiudere. Io credo che ci sia stato invece un risultato importante, perché dopo questa ripulsa un po' sbrigativa, io ho una vita lunga, so bene come vanno le cose, non me la sono presa più che tanto, anzi non me la sono presa per niente, sinceramente. Però che cosa è avvenuto? Che dopo questa bacchettata ai professoroni non è che c'è stato una sorta di allineamento, c'è stata invece una intensissima, ripeto, intensissima riflessione anche dalle parti renziane, cioè dicendo, beh, insomma, queste riforme possono funzionare o non possono funzionare? Sono coerenti con ciò che è stato detto, per esempio, dalla Corte Costituzionale nel momento in cui ha eliminato il Porcellum, o invece rischiamo di rimanere su quella strada? Io do una valutazione rapida. L'Italicum è nient'altro, cioè la legge elettorale prevista per la Camera, è una prosecuzione del
Porcellum, per cui se io dovessi oggi come dire, in qualche modo rilanciare l'accusa, i conservatori sono quelli che hanno proposto quella legge elettorale in piena linea con il Porcellum per una ragione strumentale di accordo. Quello che vorrei dire però... Ma ci vede sempre i rischi autoritari? Ma sai, i rischi autoritari non sono legati a due cose. Se noi arriveremo a una conclusione per cui abbiamo una Camera dei Deputati che una democrazia di investitura, che cosa si dice? Deve investire il governo. E per un altro verso, una Camera di Deputati di ratifica, che sta lì e deve semplicemente fare il passacarte delle decisioni del governo, certo che noi usciamo dalla logica della democrazia rappresentativa. Vorrei dire una cosa, però quello che è avvenuto è che in queste poche settimane, in questo mese e mezzo, è venuta fuori una tale quantità di proposte, anche nelle audizioni parlamentari, di cui in una discussione seria, dato che è in questione non una legge marginale, ma la riforma costituzionale, beh, un leader soprattutto legittimato da tanti voti, un occhio dovrebbe dare, dire sbrigativamente ho avuto tanti voti e quindi vado avanti come un carro armato, mi sembrerebbe... Io non glielo sconsiglierei, ma riterrei che è anche in qualche modo contrario all'idea del dialogo in democrazia. Sì, bisogna dire che l'altro giorno Renzi è stato molto cauto nella sua presentazione dopo il voto. Io credo che questo è un paese che ha bisogno di essere governato, e governare vuol dire anche evitare delle lungaggini infinite nei meccanismi decisionali, perché un conto è garantire un sistema equilibrato in cui il Parlamento controlli il governo, e un conto è scivolare nell'immobilismo. Questo non credo che il professor Rodotà abbia nessuna voglia di sostenere una tesi del genere. Non l'ho mai sostenuta. Non l'ha mai sostenuta. Quindi si tratta di farle queste riforme. Il voto è un voto di gente che chiede che il governo funzioni, che l'Italia sia governata. Poi naturalmente però è chiaro che non possiamo buttare a mare il sistema delle garanzie, questo è un punto fondamentale. Cioè, tant'è che Libertà e Giustizia è una tradizione che ogni anno, il 2 giugno, fa una riunione su questo, quest'anno e verranno in tanti. A Modena, no? A Modena. E il punto quale sarà? Segnalare possibilità concreta che gli equilibri costituzionali non saltino. Per esempio, se si fa una Camera... Però non deve essere un alibi per l'immobilismo. Ma questo non è un alibi. Però non può essere neanche un alibi per dire io concentro tutti i poteri in una Camera fintamente rappresentativa e poi ho un Senato di facciata che non ha nessun senso. Mentre invece ci sono tante proposte che mettono in evidenza come taluni equilibri costituzionali possano essere garantiti attraverso il Senato. Questo adesso non entriamo nei dettagli, ma ci sono tante proposte. Quindi non c'è nessuna volontà di difendere l'esistente acriticamente. Questa è una stupidaggine che è stata detta per ragioni polemiche, spero che sia adesso sullo sfondo del dibattito. Ci sono delle proposte molto precise che consentono di guardare agli equilibri costituzionali mantenendo alla nostra, come vuole la Corte Costituzionale, come ha detto tante volte lo stesso Presidente della Repubblica, le caratteristiche di una democrazia rappresentativa. Questo è il punto fondamentale. Ma onestamente non mi sembra che sia impossibile trovare un accordo. Io penso che sia possibile, con un po' di buona volontà e cercando appunto la via del dialogo in tempi anche ragionevoli, perché è giusto evitare lungaggini infinite, però è anche giusto trovare un accordo su una cosa così delicata come l'equilibrio costituzionale. No, per carità, non voglio avere la cattiva abitudine all'interruzione, ma oggi ci sono, alla Camera ci sono tanti i numeri molto, ma anche al Senato, intorno alle proposte che sono state avanzate anche da alcuni senatori e comunque da quelle proposte che sono sul tavolo del Senato, perché il Senato, la prima commissione, ha fatto delle audizioni, ha raccolto molto materiale, quindi i senatori hanno sul loro tavolo delle proposte e ci può essere, chiaramente, se si andasse su queste proposte, una maggioranza consistente perché si vada in questa direzione. Torniamo un po' al discorso precedente, quali sono le forze che si stanno muovendo,
anche grazie a questo stimolo che è venuto elettorale anche dalla piccola lista Tsipras. Senta, professor Rodotà, siccome noi domani sera avremo ospite la ministra Maria Elena Boschi, che è ministro per le riforme, mi faccio ambasciatrice di un messaggio, se lei vuole. Il messaggio è quello che ho detto. Tenete conto del fatto che c'è una discussione molto ricca, piena di proposte serie, e che il rischio di non guardare in questa direzione espone a una deriva conservatrice, malgrado che si dica tanto sono un innovatore. Se io faccio quel tipo di legge elettorale sono un conservatore. Vado indietro molto nel tempo. Quindi un rischio di conservazione. Secondo, di concentrazione di potere non controllato, che è incompatibile con la democrazia e fa nascere anche una contraddizione, perché nella riforma che viene proposta c'è una giusta, lei ha ricordato la riforma del titolo quinto, cioè quello che ha ampliato molto le autonomie. Adesso c'è, giustamente, sottolineo, è stata una cattiva riforma, anche se fatta dal centro-sinistra, che ha creato infiniti conflitti, c'è una, chiamiamola, centralizzazione. E nello stesso tempo io chiamo il nuovo Senato, Senato delle autonomie. Allora c'è qualcosa che non funziona. Secondo me, dico una cosa positiva e ottimistica, un Renzi al 40% è un Renzi che si può permettere anche di tenere conto di queste osservazioni, per arrivare rapidamente a un buon compromesso. Un Renzi più debole forse avrebbe avuto maggiori difficoltà a aprire un vero e sia pure non in un lungo dialogo. Adesso domani glielo chiederemo alla ministra Boschi. Ho un'ultima domanda, professor Rodotà. Siccome oggi Bersani ha detto che la prossima partita per il Quirinale sarà meno difficile perché sarà più leale, se tornassero di nuovo a chiederle la disponibilità, lei cosa risponderebbe? Mi pare un'ipotesi dell'irrealtà in questo momento. Quindi perché? Non credo che ci sarà. Mi pare possibile che ci sia questa domanda. Ma lei che rapporto ha mantenuto con Grillo dopo? Io nessuno, non ho mantenuto nessun rapporto. Ho avuto buoni rapporti con tante persone che mi hanno chiesto, come dire, delle opinioni. E io, per esempio, ho visto con molto favore la determinazione con cui loro si sono mossi nel momento in cui si rischiava una modifica della revisione costituzionale grave. Sono stati imputati di salire, sono stati accusati di essere saliti sul tetto della Camera. Però in quel modo è stato rinviato all'autunno un voto che ha consentito di abbandonare quella strada sbagliata. E io ho visto e vedo in questo momento e seguo con grande attenzione la discussione che c'è. Io non nascondo il fatto di essere, poiché un tema fondamentale che deve essere ripreso in Italia e in Europa è quello dei diritti. L'Europa soffre per l'austerità, ma anche per aver amputato l'Europa della Carta dei diritti fondamentali. Da Bruxelles non possono arrivare solo richieste di sacrifici. Allora, io sono andato, lo dico, a Parma, perché lì hanno fatto un lavoro sui diritti molto importante e quindi penso che ci siano molte opportunità. Ripeto, ci sono aperture significative, però in questo momento che mi auguro, adesso mettiamo da parte, se no sembra un discorso di bottega, dobbiamo chiudere. Il tema dei diritti fondamentali è il tema della stagione. Lavoro in primo piano. Grazie. Prima di salutarvi voglio però ricordare al nostro pubblico che fino a domenica, 1 giugno, potrete sostenere la campagna di Save the Children per combattere la povertà educativa dei bambini in Italia. Attenzione, in Italia. Parlava prima il professor Rodotà dei dati Istat di oggi che dicono che la povertà è in crescita nel nostro paese. Quindi se volete dare una mano basta inviare un sms, mettiamo il cartello, o chiamare da rete fissa il numero 45509 per donare 2 o 5 euro. E naturalmente ringrazio chi di voi darà il suo contributo. Ringrazio il professor Rodotà, ringrazio Stefano Folli, grazie spettatori e spettatori, io do la linea alla Gabbia e a Gianluigi Paragone e noi come sempre ci vediamo domani e domani sera ci sarà la ministra Boschi. Arrivederci.